Adesso ci vediamo tra un'ora a casa. Tranquilla, è tutto a posto. Vabbè. Matricola 1440, ed è il più recente, 4 al giorno. Deve essere passato un anno, eppure sembra sia avvenuto tutto così in fretta. Mi ripeta da capo quanto è accaduto. Ma, ispettore Sgrigna, che vuole che le dica, è avvenuto tutto così in fretta. Mi ripeta quello che ha sentito e visto. Ma niente, eravamo appena arrivati. Stavo chiamando a raccolta tutti i ragazzi per fare un certo discorso. Sa, siamo indietro e la ditta ci fa un po' di pressione. Ad un tratto abbiamo sentito un urlo terribile ed un tonfo. E questo è tutto. Mi sta dicendo che nessuno ha visto l'incidente. Vuol farmi credere che il ragazzo alle 6 del mattino era da solo su di un trabattello a 12 metri di altezza. Le ripeto, ispettore. Sergio, ci conosciamo da 20 anni. Lo sai quanto tengo ai ragazzi e alla... Capozzoli, non mi interessa da quanto tempo ci conosciamo. Mi interessa sapere quello che è successo. Anch'io ci tengo al lavoro. E comunque questo cadavere è stato spostato. Luigi Pastore, nato il 2-2-74 a Putignano. Pastore, ti ricordi il tuo nome? Facciamo notte. Vabbè. Vado giù a prendere un po' d'acqua. Dottoressa Cozzi, ancora qui? Ho firmato il contratto a tempo indeterminato. Oggi in teatro ho avuto il battesimo del fuoco. Non mi sembra contenta. Ho avuto il posto di Strambelli. Un lavoro di responsabilità. D'ora in poi sarà al mio fianco. Povero Strambelli. 2 settimane fa era arrivato presto. Sono andato nel suo ufficio per chiedergli se veniva a prendere il caffè. Sapevo che aveva trascorso la notte qui. Lo trovai come al solito intento a fotocopiare una montagna di scartoffie. Ehi, Gigi. Oh, Strambelli, vieni a prendere il caffè. Un infarto, proprio mentre archiviava dei casi di morte bianca. Sgrigna! Dottor Liguiti, buonasera. Buonasera, Sgrigna. Dove va così di fretta? A cena con mia sorella. Sa, da quando entrambi siamo soli, praticamente viviamo insieme. Bene, bene. È importante curare certe relazioni, la famiglia. Sgrigna, si rilassi. Ci attende un periodo che potrebbe essere di stress, ma noi eviteremo che sia così, vero? Stress? Per me è una parola senza significato. Bene, è l'atteggiamento giusto. Come le dicevo, abbiamo preso una decisione. Ecco, per lei. Sa, all'inizio in molti non accetteranno questo nostro provvedimento, ma alla lunga il paese ce ne sarà grato. Ci consentirà di far ripartire il ciclo produttivo che oggi, con tutti questi ritornanti, diciamoci la verità, si è bloccato. Certo, un passo doloroso, ma necessario perché
il sistema riparta. Bravo, siamo in sintonia. Del resto, i passi dolorosi, prima o poi, sono necessari per tutti. E adesso vada, vada a casa. È cominciata al cantiere di Capozzoli e contemporaneamente in altre tre città. Le notizie sull'ora dei decessi discordavano e pertanto anche quelle sulle risurrezioni. Ora è passato più di un anno. In Europa ogni 12 mesi muoiono in media 8.900 lavoratori, un morto ogni 3 minuti nell'arco della giornata. In Italia sono circa 1.400 gli incidenti mortali. E tutte le vittime si risvegliano nel giro di una o due ore, tornano sul posto di lavoro e poi dalle loro famiglie. Un tragico incidente si è verificato al Teatro Brecht, noto soprattutto all'interno del circuito off metropolitano. Uno dei tecnici di palcoscenico ha perduto la vita in seguito a un micidiale trauma cranico. Dopo qualche minuto il lavoratore è ritornato al suo posto, creando scompiglio nella compagnia di Tiziano Cruppi, occupata nella registrazione delle prove dello spettacolo Articolo 35. Sono uguali. Il cuore è un motore. E l'anima è un motore altrettanto complesso. Siamo uguali. E passiamo alla politica. Mentre fa ancora discutere la proposta del ministro Biondini, che suggerisce di usare i ritornati in vita per i lavori socialmente utili, è stato inaugurato oggi il 10° centro di accoglienza per i diversamente vivi. Oggi è venuta la polizia. Volevano sapere se, dopo l'incidente, Pietro era tornato a casa. Per fortuna lo avevo portato in cantina. Ci stanno tenendo d'occhio. Sembra strano che Pietro sia l'unico che non è ritornato. Pensano che gli stiamo nascondendo qualcosa. Potresti rischiare il posto. Io sono l'autorità. Non mi possono mettere in discussione. È una delle poche certezze rimaste. E poi tra qualche tempo tutto sarà finito. Che vuoi dire, Sergio? Che vuoi dire? Credo sia tutto a posto. Ora si tratta di farli entrare, poi daremo il via all'operazione di smaltimento. Ispettore, oggi sono agitati. Siamo in pochi, dico... Non si preoccupi, sono inoffensivi, lo sono sempre stati. E che girano brutte voci.